Da qualche anno questa parrocchia si dedica allo studio della tenta di individuare quelle che sono le proprie origini e le proprie tradizioni. All'interno di queste manifestazioni, quindi, sono sempre l'occasione per poter parlare di questo quartiere e di vedere anche la sua presenza nel passato. Bene, da 4 anni a questa parte, quindi, organizziamo con l'Igide che Fragmenta, che serve per raccogliere tutti i frammenti che testimoniano della presenza e della grande valenza che questo territorio ha avuto e questa parrocchia ha avuto, soprattutto nella realtà storica del 200 al 400. Oggi ci dedichiamo, ed è una cosa importante, nella via Francigena, ultimi studi abbiamo scoperto che passava proprio, iniziava da questa zona. E allora abbiamo ricostruito tutto il percorso attraverso una serie di documenti e tentando di tracciare il vecchio percorso che da Mazara e attraverso tutto l'entroterra portava a Palermo e da Palermo a Messina. Ma anche al contrario, la via Francigena, che era il percorso di arrivo Mazara per poter poi imbarcarsi per Barcellona e per tutte le altre zone. Entrate nella festa del Santissimo Crocifisso con la novena, saranno 10 giorni veramente belli. Cominciamo con un momento particolare, con la quarta giornata che abbiamo inventato, così chiamata con l'Igide Frammenta, la quarta giornata di studio, dove metteremo insieme dei frammenti storici della nostra città di Mazara, soprattutto del quartiere di Santa Maria di Gesù, del suo patrimonio culturale, di fede, religioso, ambientale. In queste giornate che annualmente si presentano, noi vogliamo dire questo. Quest'anno con l'architetto Bianco, proprio perché stimolati dal piano pastorale che il Vescovo ci ha dato, camminare nello spirito, siamo stati stimolati a ricercare da questa comunità la via Francigena, almeno la porta europea della via Francigena. E l'architetto Bianco ci mostrerà in questo momento, in questa giornata studio, tutta questa cosa. Si inserisce nella festa del Santissimo Crocifisso. Giorno 30, martedì alle 19:30 verrà Carmelo in Pera. Andiamo a toccare invece il sentimento delle persone. Un psicologo, counselor, psicoterapeuta, ma uno showman. Toccherà il cuore delle famiglie, dei giovani. Vi invito tutti. Poi venerdì alle 7 del mattino c'è la Via Lucis. È la sagra del cornetto, poi la comunità di Santa Maria di Gesù offrirà a tutti il cornetto caldo, la colazione insieme. E poi giorno 5 c'è la serata con i ragazzi di Amici di Maria di Filippo, il programma straordinario di Canale 5, soprattutto questi amici di 2012 dell'anno scorso, quindi ancora freschi nel ricordo. Il 5 ci sarà possiamo dire la grande processione dedicata a Mazara, al Crocifisso Mazarese. Questa domenica 28 invece abbiamo la rievocazione di questa giornata quarta di con l'Igide Frammenta sulla via Francigena, dove rievocheremo storicamente l'accoglienza degli arabi cristiani che andavano a Santiago e venivano accolti dal popolo mazarese, dai francescani di questa bellissima contrada mazarese che è Santa Maria di Gesù. Vi aspetto tutti, la nostra comunità vi aspetta, siamo nel cuore di Mazara e vogliamo far diventare la nostra vita sempre più preziosa, almeno riscoprire la preziosità della nostra vita grazie all'amore che Gesù Crocifisso ci è venuto a dare.